Buonasera a tutti, benvenuti a questo Consiglio Comunale Aperto. Il Consiglio Comunale Aperto, come forse qualcuno di voi sa, è un Consiglio Comunale a tutti gli effetti che si differenzia da quelli ordinari per il semplice fatto che vi è la possibilità di intervenire anche per soggetti che sono esterni al Consiglio Comunale. Ovviamente aperto non significa che può intervenire chiunque, vi è un ordine dei lavori che è stato concordato, che è stato predisposto nel corso dell'ultima conferenza capigruppi e a quell'ordine dei lavori noi ovviamente ci atteniamo. Il Consiglio Comunale aperto viene convocato a norma di statuto quando rilevanti motivi di interessi della comunità lo fanno ritenere necessario. Voi avrete visto sui manifesti che sono stati appesi in città che dal nostro punto di vista, ed è un'opinione unanime del Consiglio Comunale, siamo in una di quelle situazioni, cioè siamo di fronte a un rilevante motivo di interesse che è quello inerente il punto nascite, ma al di là del punto nascite più in generale alla difesa dei presidi ospedalieri presenti nella nostra città. Coloro che interverranno sono pregati di intervenire per non più di 5 minuti per consentire dei lavori il più agevoli e snelli possibili. Credo che l'intervento iniziale spetti al sindaco della città di Bruna Sibilla. Buonasera a tutti voi, ringrazio tutti coloro che hanno voluto essere presenti in questo momento che forse è irrituale ma che ha lo scopo di lanciare un messaggio chiaro e inequivocabile agli organi di governo superiori su aspettative e impegni presi in materia di servizi sanitari di territorio in tempi precedenti, ma in momenti ben precisi e con dei documenti molto precisi. Ringrazio quindi il Presidente del Consiglio Comunale, Fabio Bailo, che insieme ai consiglieri e alla conferenza capigruppo ha organizzato, ha voluto riunire in questa sala, che non è quella rituale del Consiglio Comunale, questo Consiglio Comunale aperto. Insieme a questo ringrazio della presenza del vice sindaco di Alba, il dottor Foglino, in rappresentanza del sindaco e leggo una lettera che mi manda Maurizio Marello, si scusa come già ieri sera è avvenuto che per motivi familiari non può essere presente qui, ma come presidente della rappresentanza dei sindaci dell'ASL Cuneo 2, come collega voglio esprimere a te, al Consiglio Comunale Varidese, tutta la mia solidarietà in ordine alla battaglia che state facendo. Come ho avuto modo di ripetere più volte, l'ultima all'assessore alla sanità della regione Piemonte Cavallera, mercoledì scorso, il nostro territorio non può continuare a essere penalizzato in ragione delle scelte virtuose che ha fatto nel corso degli anni. Mi riferisco in particolare alla scelta di costruire l'ospedale unico, modello più unico che raro di saggia razionalizzazione, scelta coraggiosa ma facile che la Regione deve portare a termine nel più breve tempo possibile. In attesa del nuovo ospedale, i due nosocomi di Alba Bra devono poter continuare a svolgere il loro prezioso servizio senza ulteriori tagli o razionalizzazioni. Chiediamo pertanto alla Regione di programmare seriamente la ripresa dei lavori e il completamento della nuova struttura di Verduno, trovando tutte le risorse economiche ancora necessarie. Di ribadire che l'ospedale unico sarà insieme a Santa Croce di Cuneo, uno dei due poli di eccellenza della nostra provincia, di mantenere sino allora inalterato l'assetto dei servizi degli attuali due ospedali di Alba Bra, ivi compreso il punto nascita dell'ospedale di Bra. Cordialmente, Maurizio Marello. E lo ringraziamo perché la solidarietà e il collegamento su varie problematiche su questo territorio con Marello e con più in generale tutti i sindaci è una caratteristica che contraddistingue questo territorio e che fa di questo territorio anche un grandissimo punto di forza. Diceva e ribadisco proprio con Maurizio, con il sindaco Pedussia e con la
Marzia Manoni. Questa settimana abbiamo avuto la possibilità di conferire con il nuovo assessore regionale alla sanità, Ugo Cavallera, che abbiamo invitato anche ad essere presente questa sera, ma che ha avuto la bontà di ascoltare le nostre ragioni, cosa non così scontata di questi tempi. A lui abbiamo ribadito con molta franchezza quelle che erano le principali necessità del territorio e personalmente ho interpretato in maniera positiva la notizia della prossima nomina del direttore generale dell'ASL, sede vacante da più di 6 mesi, nonostante l'ottimo lavoro svolto dal dottor Morabito, con il supporto del dottor Cassissa e dalla sua equip, abbiamo assolutamente bisogno che in questo momento preciso non è possibile lasciare la nostra ASL senza una guida che disponga di tutte le deleghe e i poteri necessari ad affrontare problematiche complesse, in primo luogo quella del completamento dell'ospedale di Verduno. Detto questo, augurandoci che alle parole si seguano a breve i fatti, il campanello d'allarme suonato dall'ipotesi di chiusura del punto nascite del nostro ospedale è giunto fortissimo alle nostre orecchie, sapendo che si trattava solo di un primo ma decisivo tassello per smontare un quadro d'assieme che non riguarda il singolo campanile, ma ha una valenza dirompente su tutta la sanità del territorio. Un primo assalto fu sventato ai tempi in cui, ne ho contezza in quanto facevo parte della giunta regionale, si ipotizzò la chiusura dell'ASL Alba Bra a favore di una riorganizzazione delle aziende sanitarie su base provinciale. Allora furono necessari atti e passi forti e determinanti affinché questa posizione non passasse oltre l'immaginifica linea gotica che troviamo tracciata a Carmagnola. Oggi, di nuovo, per far giungere a Torino un quadro chiaro e preciso su cosa ha fatto fare negli anni questo territorio, credo sia necessario nuovamente alzare la voce, non cedere alla disillusione, figlia della crisi, dove il poco è meglio di niente. Se si hanno dei diritti, se si è fatto della virtuosità e della ricerca dell'efficientamento un modus operandi, non si può venir penalizzati da coloro che vogliono proporre nuove idee virtuose e ispirate all'efficienza. Diversamente, come le fatiche di Sisifo, torneremo sempre al punto di partenza, senza aver mai l'opportunità di raggiungere i traguardi, ambiziosi o meno ambiziosi, che abbiamo voluto o saputo imporci. Dico questo perché le vicende che mi auguro disegneranno la sanità degli anni a venire hanno una genesi lunga che ci fa tornare indietro di 30 anni. Allora, con la trasformazione delle unità sanitarie locali, le USL, in aziende sanitarie, le ASL, si venne a creare una prima differenziazione di ruoli tra strutture ospedaliere di territorio. Allora Alba e Savigliano divennero sede di DEA. Allora Dipartimento di Emergenza Accettazione, che raggruppava in un'unica struttura diversi specialisti. Questa la ragione per la quale l'ospedale di Bra si venne a trovare in mezzo a due sedi DEA, ma riuscendo comunque a garantire una struttura di cure subintensive per garantire gran parte degli interventi, non impoverendosi in termini di opportunità, tanto da poter attirare valenti professionisti in grado di qualificarne e rilanciarne i reparti. Dove ciò non avvenne, Fossano è un caso di scuola, sappiamo oggi quali siano le funzionalità e specializzazioni dell'ospedale, che non poteva più essere ospedale di territorio in senso canonico, arrivando a specializzarsi in alcuni servizi diagnostici o di lunga degenza, che differiscono però da quello che noi avevamo e abbiamo in testa in termini di servizi ospedalieri. Con il passare del tempo fu però evidente che premiante sarebbe stato un modello organizzativo che accentrava i reparti in strutture sempre più specializzate, non necessariamente di prossimità. Ed è qui che il territorio dimostrò una maturità che ancora oggi riesce a far scuola. Per una volta le battaglie di campanile lasciarono il posto alla razionalità e a una visione ampia delle questioni in ballo, tanto che venne trovata un'intesa con il governo regionale presieduto da Enzo Ghigo, eravamo nel 2002, per razionalizzare la rete ospedaliera attraverso un'iniziativa proposta e governata dai territori, non passivamente subita da Torino, come oggi, ahimè, accade.
Parlo ovviamente della realizzazione di un ospedale unico a Verduno, a servizio dell'intera ASL Alba Bra. Proprio in quel periodo il decreto Bindi sembrava avvalorare la scelta, stabilendo la presenza di un solo ospedale di territorio all'interno di ogni ASL, con il conseguente ridimensionamento e chiusura delle altre strutture. Basta fare qualche chilometro, non solo a Fossano, ma anche Caraglio e Ceva, per comprendere la portata di questo provvedimento. La funzionalità di allora, che con una scelta unica a livello nazionale, fece nascere quindi l'ospedale Alba Bra, dove il trattino non è un semplice segno grafico, ma l'elemento in grado di fare la differenza. Noi oggi abbiamo infatti già un unico ospedale di territorio che opera su due distinte sedi. Allo stesso tempo è proprio questo il presupposto che consente al territorio di Alba Bra di poter mantenere tutti i servizi ospedalieri anche prima dell'apertura del nuovo ospedale. A fronte di queste scelte, la contropartita richiesta agli amministratori regionali fu che nessun servizio venisse toccato sino all'apertura del nosocomio di Verduno. Alba e Bra avevano già realizzato una razionalizzazione, di lì in poi sarebbe toccato prioritariamente ad altri. Penso per esempio all'intervento molto importante che facemmo in Consiglio Comunale ad Alba e Bra, cambiando la destinazione nel piano regolatore di importanti comparti del nostro territorio, la sede di Via Goito per intendersi, la destinazione di Via Goito per intendersi e di una parte consistente dell'ospedale. Sicuramente dicevo, a fronte di queste scelte la contropartita che è stata richiesta noi l'abbiamo già in qualche modo anticipata. Sicuramente poi, non partendo da Bra, che per oggettive carenze di figure specialistiche ha già dovuto rinunciare non molto tempo fa ai ricoveri pediatrici, nonostante da poco, grazie alla generosità di un operatore privato della nostra città, fosse stato rimesso a nuovo. Privati operatori che, con il tramite della Fondazione Nuovo Ospedale, hanno messo mano al portafoglio, rendendosi conto di quanto fosse decisiva la battaglia per l'ospedale unico, per attrezzare nel migliore dei modi, sin dalla sua apertura, il nuovo nosocomio di Verduno. E proprio perché vi è un collegamento tra il nosocomio di Verduno e i due ospedali, hanno attrezzato e messo a posto i due reparti, i due pronti soccorso rispettivamente di Alba di Bra, mettendo a disposizione dei finanziamenti che sono stati molto importanti. Peraltro, proprio questa settimana ho letto con piacere una dichiarazione dell'assessore regionale Cirio, che spero ci raggiunga e mi dispiacerebbe non partecipasse a questo incontro, che ha parlato dell'autunno 2014 come data di apertura della struttura di Verduno, posticipando solo di qualche mese l'impegno che il suo presidente Roberto Cotta aveva assunto di fronte al ministro della Sanità Balduzzi di arrivare ad un'apertura dell'ospedale di Verduno nell'aprile del 2014 prossimo. Sono fiduciosa e confido che sia realmente così. A questo punto mi chiedo e chiedo a tutti voi che senso avrebbe chiudere il punto nascita di Bra quando dopo pochi mesi sarebbe accorpato nella struttura di Verduno. Chiedo ai rappresentanti dell'ASL presenti, in cui la lettera A è acronimo di azienda, se mai esista un'azienda al mondo che nell'imminenza del trasferimento di una nuova sede cede deliberatamente potenziali clienti e concorrenti, perché di questo si tratterebbe, delle due. Se noi chiudessimo il reparto di maternità, i dati lo dimostrano, l'orientamento del territorio che gravita su Bra graviterebbe fuori dall'ASL, determinando una serie di costi per l'ASL. Peraltro poi la stessa problematica direi si pone in termini di costi. Non credo che vi sia un risparmio così sostanziale nell'accorpamento dei due reparti. In ogni caso, ci sono degli impegni presi che vanno mantenuti. Se è così, dicevo, delle due una, o questa scelta nulla a che vedere con la razionalizzazione dei servizi, e allora dobbiamo solo spiegarci quali sono le reali motivazioni che stanno dietro l'ispirazione, oppure è il nostro modello organizzativo, fatto di condivisione, di unità di intenti tra i soggetti del pubblico e del privato,
ad infastidire, perché se questo è bene che lo sappiamo e che ci venga detto che dopo tante volte, tanti anni in cui siamo stati valutati come i migliori, ci venga detto che questa cosa non è più un elemento importante. Se è così, noi non possiamo prestarci a questo gioco, dobbiamo rivendicare la lungimiranza delle scelte passate e guardare al futuro in chiave prospettica. Si tratta però di un futuro che dobbiamo costruire oggi, giorno per giorno, mettendo un tassello dietro l'altro, senza dover ogni volta ricominciare un puzzle che diventerebbe diversamente infinito. Mi scuso se sono stata solo un pochino più lunga dell'intervento che ha chiesto il Presidente, però era giusto che si inquadrasse un attimo la storia che ci porta oggi in questa situazione, per quanti eventualmente non la conoscessero anche dal punto di vista di impegni precisi, di documenti precisi. Da questo punto credo che ci siano tutti gli spazi per delle considerazioni, per un confronto serrato. Non abbiamo scelto delle manifestazioni eclatanti, abbiamo scelto di stare in uno spazio istituzionale con confronti istituzionali. Vogliamo credere che se esiste un rapporto istituzionale corretto, i tramiti, i consiglieri regionali che sono presenti, gli assessori, il Presidente del Consiglio abbiano la possibilità di valutare come questa specifica di territorio è diversa rispetto a tutto il resto del Piemonte. Grazie Sindaco per l'ampio articolato intervento che ha squadernato il tema che è oggetto di questo Consiglio Comunale. Come per tutti i consigli comunali è necessario procedere formalmente alla Costituzione, di fatto eravamo già in Consiglio Comunale perché in sala sono presenti quasi tutti i componenti del Consiglio Comunale, ma procediamo formalmente alla Costituzione proprio perché vogliamo attenerci ai crismi della istituzionalità, quindi farò l'elenco dei presenti o nel caso degli assenti. Bailo presente, Bergesio presente, Sibille presente, Balestra presente, Comoglio presente, Damasco presente, Della Rossa presente, Elena presente, Ferrero Cristoforo assente giustificato, Ferrero Pietro presente, Ferro presente, Gaia presente, Gallizio assente giustificato sta arrivando, Giverso presente, La Certosa presente, Moda presente, Pirra presente, Russo presente, Testa presente, Tripodi presente, Vuerich assente. Il Consiglio Comunale, come dicevo, è pienamente costituito. A questo punto, in base a quanto abbiamo stabilito come conferenza dei capigruppo, do la parola a due consiglieri comunali, uno a nome della maggioranza, uno a nome della minoranza, e sono rispettivamente Cesare Ferro e Federico Della Rossa, che invito a salire uno dopo l'altro su questo palco, sempre con interventi che prego siano contenuti nei 5 minuti stabiliti. Presidente, buonasera a tutti. Intervengo a nome dei gruppi di maggioranza del Consiglio Comunale, certo di interpretare lo sconcerto e la preoccupazione di tutta la popolazione braidese riguardo alla decisione di chiudere il punto nascita del nostro ospedale. Come è stato ben detto in precedenza dal Sindaco Sibille, tutta l'organizzazione sanitaria del nostro territorio si basa su un progetto strutturale che ha come punto cardine l'ospedale unico Alba Bra. E questo è un ospedale unico da intendere come struttura sanitaria che, pur essendo dislocata su 2 presidi, dovrebbe procedere funzionalmente attraverso un interscambio di esperienze, di personale e di tecnologie tale da funzionare già oggi come un'unica entità. Nel momento in cui si iniziò a lavorare nella prospettiva di realizzare un nuovo presidio ospedaliero, si decise che questo delicato processo avvenisse con un preciso cronoprogramma, attraverso una serie di passaggi graduali e concordati che permettessero, come in una corsa a tappe, di giungere a quella conclusiva, ossia la realizzazione dell'ospedale nuovo di Verbania. In questo percorso la regola che venne stabilita e accettata dalle comunità fu quella che durante l'intero iter nessuna struttura o servizio dell'ospedale braidese fosse smantellata anzitempo.
La chiusura del punto nascita rappresenta invece una palese violazione degli accordi raggiunti. Oltre a privare il territorio braidese e tutti i centri che afferiscono a questa struttura di un servizio sanitario essenziale. Si va a alterare quindi, forse in modo irreversibile, un equilibrio di risorse e di strutture tra la sede di Alba e quella di Braga, che già ora è precario, aprendo un fronte che potrebbe portare a un progressivo ma inesorabile smantellamento della nostra struttura sanitaria. Non ci devono essere fraintendimenti sul fatto che siamo qui a chiedere con forza a tutte le forze politiche e amministrative che ne hanno competenza di sospendere questa grave decisione, impegnandoci sin d'ora ad intraprendere tutte le trattative possibili al fine di mantenere attivo il punto nascita di Braga. A questa aggiungiamo poi la richiesta, che non è un auspicio, ma una oggettiva necessità, di nominare al più presto il direttore generale dell'ASL, ruolo gravoso e delicato che richiede una profonda conoscenza della oggettiva peculiarità del nostro territorio e del modello sanitario che abbiamo ritenuto di dotarci. Chiediamo infine di coordinare uno sviluppo bilanciato e coordinato delle varie strutture ospedaliere nei due presidi di Alba Braga, ovviamente a partire dalla necessità di non vedere smantellato o ridotto nessuno dei servizi sanitari esistenti fino a quando non avremo chiaro e definitiva la data dell'accorpamento delle due strutture all'interno dell'ospedale unico di Verbuoi. Grazie. Grazie consigliere Ferro, prego consigliere Della Rossa. Buonasera a tutti. Ringrazio innanzitutto i colleghi di minoranza che mi danno l'opportunità di parlare anche a nome loro. Se siamo qui riuniti è perché questo provvedimento della giunta regionale ci preoccupa molto. Abbiamo già discusso di questo argomento in consiglio comunale raggiungendo un'unanimità di intenti, pur riconoscendo che una razionalizzazione del servizio sanitario sia doverosa. È opportuno riconoscere che gli sforzi e i sacrifici fin qui compiuti dal nostro territorio costituiscono una motivazione nell'essere qua a difendere quella che è la nostra realtà. In tempi non sospetti sono stati siglati accordi importanti prima ancora che si ponesse la necessità di una razionalizzazione, quando i tempi anche economicamente erano molto diversi da quelli attuali. Il nostro territorio, in particolare le realtà di Alba e di Bra, hanno deciso di prendere un'importante decisione, cioè quella di rinunciare alle proprie strutture ospedaliere per ottenerne una di eccellenza nel comune di Verduno, che rappresentasse tutto il territorio. Gli accordi prevedono, perché i patti vanno rispettati anche a distanza di anni, l'abbiamo ricordato anche nel consiglio comunale precedente. E quindi chiediamo che vengano rispettati i patti che prevedono il mantenimento delle strutture ospedaliere, dell'ospedale Santo Spirito e del San Lazzaro di Alba, fin tanto che la struttura di Verduno non sarà completata e resa attiva. È dovere di tutti gli amministratori, degli amministratori che erano già presenti al momento della stipula di questi accordi, ma anche degli amministratori più giovani che magari si trovano adesso ad affrontare queste problematiche. È dovere di tutti cercare di tutelare un territorio che ha già dato tanto in termini di sacrifici, in termini di finanziamenti, in termini di strutture mediche, infermieristiche, in realtà in termini di realtà di volontariato che si impegnano all'interno di queste strutture. E l'eventuale chiusura del reparto del punto nascita di Bra comporterebbe un danneggiamento dei servizi, ovviamente della realtà territoriale, ma non solo. Ci sarebbe il rischio di innescare un effetto a catena tale da depauperizzare davvero la nostra struttura ospedaliera. Anzi, questa decisione
deve portare a considerare che sono già stati fatti tanti passi in avanti, dal punto di vista urbanistico sono state fatte molte scelte proprio in funzione di questo rinnovamento, di questa scelta di razionalizzazione. Abbiamo già previsto una rifunzionalizzazione delle varie strutture presenti sul territorio, ma tutto a patto che l'ospedale di Verduno entrasse al più presto in funzione e diventasse attivo. Senza questa condizione non possiamo accettare una chiusura anticipata dei reparti. Per tutti questi motivi e per le considerazioni e argomentazioni che seguiranno da parte di esponenti ben più titolati del sottoscritto, chiediamo davvero che la Giunta regionale possa rivedere la sua decisione e ci appelliamo anche al nuovo assessore Cavallera affinché ci sia la possibilità di confrontarci con chiarezza, con molta onestà, ben consci dei sacrifici che questo territorio ha già fatto e ben consci del fatto che non siamo disposti a rinunciare alla nostra realtà territoriale. Chiediamo dunque di rivedere questa decisione e proponiamo che venga presa in considerazione la possibilità di realizzare un atto deliberativo con il quale mantenere l'apertura del reparto e di tutti i reparti che riguardano il nostro ospedale fin tanto che l'ospedale di Verduno non sarà entrato in funzione. Con questo vi ringrazio per l'attenzione. Grazie consigliere Della Rossa, e poiché abbiamo detto che questa questione non è una questione cittadina ma è una questione territoriale perché riguarda il territorio nel suo complesso, ci è parso giusto chiedere il coinvolgimento del territorio nelle sue rappresentanze istituzionali, quindi abbiamo chiesto e ottenuto da parte di Maurizio Marello la convocazione della rappresentanza dei sindaci della ASL Cuneo 2 che è convocata contestualmente a questo Consiglio Comunale, in platea vi sono una parte di questi sindaci, e per intervenire a nome di questo territorio lascio la parola a Marzia Manoni come Presidente dell'Assemblea dei Sindaci dell'ex Consorzio Intesa. Grazie. Allora, parlare dopo Bruna Siville penso che sia veramente un problema, anche perché rischierei veramente di essere ripetitiva. Però vorrei proprio, visto che abbiamo diversi rappresentanti regionali, lanciare un messaggio, ma un messaggio che poi sia costruttivo. Innanzitutto noi proprio mercoledì, nell'incontro con il neo assessore Cavallera, che tra l'altro vorrei proprio che magari fosse un tramite nel ringraziare per la disponibilità immediata, e dove veramente la sua disponibilità è tale nel recepire quanto noi così parlando abbiamo elencato, perché è stato un elenco, ma ritengo un elenco poi di 5 punti, ma 5 punti veramente importanti. Primo punto, allora, era veramente questo punto nascita dell'ospedale di Bra. Ospedale di Bra che non è proprio mirato, diciamo, a Bra come città, però ritengo a tutto il territorio, e penso proprio qui un attimino dobbiamo magari rivedere quanto, proprio perché, come ha detto già chi mi ha preceduto, il consigliere Della Rossa, questo potrebbe arrecare magari o combinare magari un sovraccarico anche per l'ospedale di Alba. Allora rivediamo un attimino questo e quanto è stato detto. Secondo punto, che al più presto avvenga la nomina di un direttore generale, perché io ritengo che senza una guida, per quanto tutti siamo costruttivi, questo ci manca, ma proprio nella prospettiva che abbiamo un cantiere, io lo chiamo cantiere perché da Santa Vittoria penso che meglio di me nessuno riesca a controllare i movimenti. Allora vorrei veramente che quanto ho detto si possa veramente avviare. Poi ancora un punto che tengo veramente, che siamo sempre stati e proprio in questo momento lo stiamo dimostrando, un territorio virtuoso che anche nel momento che stiamo attraversando ritengo che ci stiamo veramente rimboccando le maniche, forse proprio nel nostro modo, diciamo, roero e Langhetti, perché qui abbiamo anche gente poi io rappresento una conferenza dell'ALS CN2 dove
abbiamo comuni di Langhe e di Roero, però questo non vorrei che andasse un po' anche a nostro sfavore, per cui chiedo veramente a tutti i consiglieri regionali, non sto a fare un elenco, pensate alla nostra ALGE. In questo momento pensate, ospedale di Verduno, nomina direttore e punto nascite che l'ho elencato per ultimo, ma non per ultimo deve essere preso in considerazione. Grazie. A questo punto, proseguendo con i lavori così come li abbiamo calendarizzati nella conferenza capigruppo, passerei a livello provinciale. Prima di dare la parola agli intervenuti devo dare lettura di una comunicazione che ha inviato la Presidente della Regione, Gianna Gancia, che recita: stimatissimo signor Sindaco, gli impegni precedentemente assunti mi impediscono di prendere parte al Consiglio Comunale aperto su Sanità, dove sarà invece presente l'assessore Roberto Russo in rappresentanza della provincia. Vorrei che vi giungessero le mie scuse per l'involontaria assenza e che mi sapeste personalmente a disposizione, nella speranza di poter presto contraccambiare la vostra costante e preziosa collaborazione. Vi porgo i miei più sinceri saluti, Gianna Gancia. Per quel che riguarda il livello provinciale, abbiamo deciso di far sì che il Consiglio Provinciale si esprimesse attraverso i due consiglieri comunali che sono eletti ed espressione di questo collegio, vale a dire Pio Giverso e Massimo Somaglia, e poi per quel che riguarda invece la Giunta daremo la parola all'assessore Roberto Russo. Quindi la parola a Pio Giverso. Grazie signor Presidente della parola al Consiglio Comunale. Dunque, io come pretese mi sono sentito in dovere di coinvolgere anche la provincia di Cuneo in questa difficile situazione sanitaria locale per un futuro non bello che vede tutta la popolazione pretese e non pretese, solo anche tutto il territorio penalizzato. Pertanto mi sono permesso di coinvolgere la provincia con una richiesta di una proposta di ordine del giorno che io, se permettete, ve la leggo. Illustrissimo signor Presidente del Consiglio Provinciale, illustrissimi consiglieri provinciali, oggetto proposta di ordine del giorno. Caro Presidente, gentile Presidente, di seguito le invio una proposta di ordine del giorno avente oggetto disattivazione del punto nascite dell'ospedale di Bra. Le chiedo formalmente che la proposta di ordine del giorno venga messa in discussione nel corso della prossima seduta del Consiglio Provinciale. Grato per l'attenzione e porgo cordiali saluti. La disamina è questa, oggetto appunto della disattivazione del punto nascita ospedale di Bra. Il Consiglio Provinciale ha preso che la Regione Piemonte, nel decreto-legge 65519 del 14 febbraio 2013, nell'ambito della programmazione sanitaria sugli interventi della rete ospedaliera braidese, ha deciso di disattivare il punto nascite di Bra. Ritenuto che vadano assolutamente rispettati gli accordi a suo tempo assunti dalla Regione Piemonte con il Comune di Bra, che stabilivano l'impossibilità di chiudere reparti, abolire servizi sanitari nei nosocomi di Bra e Alba sino all'apertura del costituendo ospedale di Verduno, considerato che, nel caso si verificasse tale eventualità, Bra e l'ampia e popolosa area su questa ruota sarebbe ingiustamente privata di un servizio ospedaliero di assoluta necessità. Esprime la propria e piena convinta contrarietà a tale ipotizzato provvedimento. Auspica ed invita, pertanto, l'amministrazione provinciale ad intraprendere tempestivamente ogni iniziativa utile a difendere l'integrità, la funzionalità e l'efficienza della struttura minacciata di soppressione e che tale ordine del giorno sia inviato a tutti gli organi istituzionali superiori. La provincia di Cuneo, è vero, non ha poteri diretti in merito per intervenire, ma come istituzione, con la I maiuscola, io dico che deve comunque intervenire quando una situazione, la più diversa che sia,
stia per penalizzare un territorio, una parte di esso o i cittadini. Infatti, proprio perché anche la provincia, come istituzione, io continuo a sottolineare, è comunque rappresentativa di un territorio e delle persone che lo abitano e deve schierarsi al fianco di quel territorio e di quelle persone che lo abitano allora quando gli stessi si trovano ad affrontare una situazione che mette in forse o peggio, mette in pericolo una funzione, un servizio o un sistema che va a danno dei cittadini. In questo caso, come ha già ampiamente anticipato chi mi ha preceduto in questo modo molto esauriente, le motivazioni che sono state evidenziate affinché il punto nascita nella città di Bra venga conservato devono essere difese dalla istituzione provincia di Cuneo e pertanto invitiamo la stessa provincia a farsi portavoce e difendere i cittadini di Bra presso le strutture preposte al servizio sanitario di riferimento. Quando in una città di 30.000 abitanti si mette in forza un servizio sanitario come quello di avere la sicurezza del punto nascita, ovvero di poter partorire nella propria città, si mette in forse anche il futuro sociale della città stessa. A questo punto mi permetto di fare un riferimento. Allo stesso modo si può riportare come esempio, molto più semplice di altri, lo capisco, la situazione minore di impatto sicuramente, ma come medesime conseguenze sociali, del caso di una frazione di una città che ha sempre avuto la presenza di una scuola. Quando questa scuola viene eliminata, la frazione stessa vede concretamente ed inevitabilmente a modificarsi in una situazione sociale diversa. Viene infatti a mancare quell'elemento fondamentale di coesione e di condivisione del territorio che la presenza della scuola rappresentava. Punto nascite vuol dire tutto quello che ruota intorno al servizio sanità, maternità in un ospedale. Se Bra perde anche lei un elemento fondamentale, quale la presenza del punto nascite, anche per una città di 30.000 abitanti, inizia un processo probabilmente collegabile come conseguenza sociale alla frazione che prima ho ricordato. L'accordo con la Regione Piemonte, al momento di costruire un ospedale unico eliminandone due, prevede ancora oggi che finché il nuovo ospedale non sia operativo. I due ospedali, Bra e Alba, mantengono i rispettivi livelli di operatività ospedaliera, compreso dunque anche il punto nascita. Se così non è, ci troviamo di fronte ad una violazione palese di un contratto che si credeva sottoscritto da galantuomo, come si suol dire, senza offendere in questo le donne presenti, ma galantuomo vuol dire una cosa universale. Se viene meno da una parte l'impegno, vuol dire che i galantuomini sono solo da una parte sola, questo da quando il mondo è mondo, logicamente. Ho usato l'espressione tipicamente piemontese galantuomini, non a caso. I piemontesi sono considerati da sempre galantuomini, sinonimo di persone che rispetto ai patti arrivasse a una guerra o cascasse al governo, ogni riferimento è puramente casuale. La parola data è data, punto a capo. Dato che come provincia siamo in Piemonte e anche qui abbiamo dei galantuomini, in particolare abbiamo una galantonna, se permettete, che guida la provincia. La galantonna ci aiuterà sicuramente affinché i patti fatti da Bra con la Regione Piemonte siano rispettati, di questo sono sicuro, e pertanto a questo punto guardo i presenti, sia l'assessore Russo, sia l'assessore Rostagno, sia l'assessore Gregorio, ai quali questo invito viene anticipato, e l'assessore, chiedo scusa, visto adesso, avete anticipatamente ricevuto questa richiesta da parte della provincia e pertanto come galantuomini sono sicuro che manterrete la parola. Grazie. Grazie consigliere Giverso. Prego consigliere Sommaglia. Grazie signor Presidente. Cercherò di essere molto più breve del mio collega consigliere Giverso, che ha fatto un excursus. Bene ha fatto il signor Sindaco, il signor Presidente del Consiglio, che ringrazio per aver organizzato questa assemblea. Questa assemblea che vuole essere un messaggio, in un momento in cui i messaggi, questi giorni sono arrivati tanti messaggi a Roma e noi vogliamo darne anche uno molto forte qui, e bene ha fatto a farlo aperto. Popolare affinché tutte le istituzioni, e io sono certo, il consigliere Giverso richiamava
la presenza e l'impegno della provincia, sono certo che la provincia e la sua presidente saranno attivi in questa faccenda. Certo, la provincia non ha grosse competenze in questo caso, ma ha certamente degli impegni politici e certamente degli impegni personali che possono essere portati avanti. Ciò che potrà fare la provincia invece dal punto di vista pratico lo ricorderà e lo dirà poi decisamente meglio l'assessore Russo, che se ne occupa direttamente. E molto bene ha ripercorso la storia il nostro sindaco, storia che io conosco perché giovane assessore me ne sono occupato e subito neanche non capivo bene perché un ospedale efficiente e due città che avevano due ospedali efficienti dovevano crearne uno solo. Poi me l'hanno spiegato, ma ci sono arrivato anche da solo. È meglio averne uno solo, molto efficiente, anche se non in maniera così semplice da raggiungere, e noi in quel momento abbiamo creato il nostro futuro. Il futuro ha avuto tanti passaggi, siamo quasi arrivati al traguardo e in vista del traguardo non dobbiamo però rinunciare a ciò che ci era stato promesso allora. Allora ci era stato promesso, l'hanno ricordato bene tutti quelli che sono intervenuti prima di me, che i nosocomi esistenti dovevano garantire tutti i servizi fino all'apertura del nuovo ospedale. Questo noi vogliamo. Riconosciamo che in momenti come questi, di vacche magre, debbano esserci delle razionalizzazioni, ma non sono queste le razionalizzazioni che devono essere fatte, sono altre. I servizi non devono essere toccati, devono continuare e devono continuare efficienti. Confido, lo ricordava anche sia l'assessore, sia il sindaco, che il sindaco di Santa Vittoria, confido nella capacità di ascolto del nuovo assessore Cavallero. Noi, per quanto ci riguarda, porteremo anche le nostre istanze e speriamo che siano accolte. Confido anche nella capacità di ascolto e nella capacità di persuasione dei consiglieri regionali che sono qui presenti oggi e speriamo veramente di raggiungere il risultato che tutti noi speriamo si concretizzi. Io non ne sono certo, ma ritengo che anche con l'aiuto dei vertici del VASL, che ringrazio per il lavoro fino a qui svolto, il nostro obiettivo venga raggiunto. Grazie, grazie ancora per aver organizzato questa riunione. Grazie consigliere Somagli, ora la parola all'assessore Roberto Russo, che ricordo ha fatto parte della delegazione che, formata da Bruna Sibille, da Maurizio Morello, da Marzia Manoni e da Andrea Pedusi, dunque dai rappresentanti istituzionali del territorio, nei giorni scorsi ha incontrato il neo assessore alla sanità Cavallera per affrontare anche questa tematica. Prego assessore. Grazie presidente, grazie sindaco per aver organizzato questo momento assembleare, consiglio comunale aperto su un tema così delicato e così importante che riguarda la nostra città e il nostro territorio. Io, per non ripetere le parole di altri che condivido, ci terrei però a dire che ogni questione, grande o piccola che sia, che riguarda le amministrazioni pubbliche, oggi vadano contestualizzate nel momento storico che ha delle gravissimi problemi dal punto di vista economico. Non è un caso che si parli, che si legga e che ci si soffermi sul fatto che purtroppo la nostra regione ha un debito ingente in questo momento storico, 11 miliardi di cui oltre 4 miliardi sono a carico del settore della sanità, delle aziende sanitarie e delle aziende ospedaliere. Da qui bisogna partire, secondo me, per fare ogni tipo di considerazione, anche importante, anche positiva, anche finalizzata alla salvaguardia di strutture come il nosocomio della nostra città, per i motivi che sono stati ben detti prima. Noi, nell'incontro citato più volte in precedenza con i sindaci presenti in regione di fronte all'assessore Cavallera, abbiamo posto tre richieste che sono state anche ricordate, che sono fondamentali per poter capire quale sarà il futuro anche della nostra sanità locale. Questo è assolutamente necessario rimetterlo sul tavolo, anche qui davanti a tutti i presenti, perché è prioritario. E cioè avere la direzione
della nostra ASL con le deleghe e i pieni poteri. Grande è stato il lavoro, io voglio ringraziare ancora una volta il dottor Morabito, il dottor Cassissa e i loro collaboratori per il lavoro difficile che hanno fatto in questo momento, perché non avendo l'incarico ufficiale si dovevano sobbarcare magari anche di responsabilità che in una fase come questa sono difficili da assumersi se non si ha la veste corretta. Allora, questa è stata la prima richiesta alla quale ci è stata data una risposta soddisfacente, che io mi auguro davvero nei prossimi giorni, come ci è stato detto, che quella richiesta possa essere esaudita. E poi bisogna parlare del nosocomio di Verduno. Prima è stata citata una dichiarazione, io ne potrei citare altre. Mi ricordo di aver fatto un sopralluogo insieme a tanti di voi, al ministro anche Balduzzi, che in quella occasione, non dovendo loro direttamente mettere le risorse, si parlò anche lì di una data ipotizzata di apertura dell'ospedale di Verduno. Io penso però che sia responsabilità di tutti porre fine a quel tipo di dichiarazione, ma fare effettivamente un cronoprogramma. Dal momento che abbiamo saputo che c'è stato uno stanziamento importante, e io ringrazio gli amici colleghi della regione per aver contribuito a quello stanziamento, però non è risolutivo, noi sappiamo che non è risolutivo e sappiamo che altre risorse dovranno essere messe di qui a un po' per poter arrivare alla conclusione dei lavori e all'apertura di Verduno. E allora dobbiamo sapere quante sono, quando verranno messe e in quali tempi, perché solo così avremo la certezza di avere l'ospedale di Verduno in una data certa, e da lì discenderanno tutti gli altri tipi di considerazioni che noi dovremmo fare e che sono legate all'ospedale Santo Spirito di Bra e all'ospedale San Lazzaro di Alba, perché questi due nosocomi noi abbiamo chiesto più volte, lo abbiamo ribadito all'assessore regionale, già oggi la regione deve considerarli come una struttura unica, perché insieme perderanno le loro strutture e le loro funzioni per divenire un nosocomio d'eccellenza, come è stato ricordato, a Verduno, ma soltanto in quell'occasione. Noi oggi abbiamo la necessità che uno dei due ospedali non perda strutture, perché ad esempio l'ospedale di Bra non può poco per volta diventare ospedale di Alba, ma l'ospedale di Bra insieme all'ospedale di Alba dovranno diventare ospedale di Verduno. Questi sono i temi. E chi vi parla, che ha la competenza in provincia, sa bene che dovrà andare a realizzare la strada di collegamento a quell'ospedale. Tra mille difficoltà di tipo morfologico, di tipo economico. Allora, se non sappiamo esattamente il cronoprogramma dell'ospedale di Verduno, noi abbiamo anche difficoltà dal nostro punto di vista per il discorso infrastrutturale. Io penso che siano queste le questioni importanti su cui ci dobbiamo soffermare, e sono convinto che la Regione, perché ho fiducia che l'assessore Cavallera abbia ben capito non tanto le lagnanze di questo territorio, ma una giusta richiesta, una giusta rivendicazione per un territorio che ha fatto prima di altri, in tempi non sospetti, una scelta lungimirante, quella di razionalizzazione della rete ospedaliera, che tanti altri dovranno molto probabilmente andare a fare, e ci saranno lì, sono sicuro, molte più discussioni di quelle che ci sono state qua, tenendo conto che questo territorio è virtuoso, perché c'è addirittura una fondazione, io ringrazio il Presidente, il dottor Rolfo, che è presente, c'è una fondazione di privati che ha già messo molte risorse a sostegno di un'opera pubblica. Quando mai in altri territori, quando mai leggiamo, apprendiamo, sappiamo che i privati intervengono per sopperire ad esempio alle carenze del pubblico? Qui succede anche questo. Allora, tutto questo che ci rende virtuosi non può e non deve diventare una penalizzazione. E io sono convinto che ciò non sarà, ma è che insieme, affrontando come squadra di territorio questi argomenti, riusciremo anche a vincere questa battaglia. Grazie e buonasera. Grazie Assessore Russo. Esauriti gli interventi di livello provinciale, prima di passare a quelli di livello regionale, darei la parola ai rappresentanti di due importanti realtà che pensano e operano
nel presente ma avendo un occhio al futuro. Mi riferisco al Comitato Salvaguardia e Valorizzazione dell'Ospedale Santo Spirito di Bra, rappresentato qui dal dottor Domenico Dogliani, e alla Fondazione Ospedale Unico Alba Bra, rappresentata dal suo presidente, l'ingegnere Dario Rolfo. Invito quindi il dottor Dogliani e a seguire l'ingegnere Rolfo. Buonasera. Sì, buonasera. Sarò velocissimo. A nome di Confindustria Cuneo, che mi ha chiesto di rappresentarla nel Comitato Salvaguardia dell'Ospedale, approvo in anticipo quanto verrà deciso da questa Assemblea. Aggiungo poi di avere ieri sera scritto una lunga lettera all'assessore Cavallera, approfittando dei rapporti di amicizia che esistono da decenni, e quindi questa lettera gli verrà recapitata in settimana dopo averla concordata definitivamente col sindaco. Io non avrei altro da aggiungere e vi chiedo scusa perché devo proprio scappare. Buonasera. Dottor Dogliani, prego, ingegner Rolfo. Grazie, buonasera a tutti. Non voglio dilungarmi a parlare della fondazione, spero che tutti voi sappiate cos'è, perché se non è così vuol dire che in questi 4 anni non abbiamo lavorato bene. Volevo solo dirvi che la Fondazione è nata nel 2008 e come missione era quella di supportare l'ASL Cuneo 2 per la costruzione del nuovo ospedale, per farlo diventare un ospedale di eccellenza non solo nei servizi, non solo nel personale, ma anche dal punto di vista alberghiero. Il fatto che in questi 4 anni, che sono stati 4 anni di crisi economica, abbiamo però raggiunto una raccolta di fondi pari a 11 milioni e mezzo, che è il 77% circa dell'obiettivo che ci eravamo posti, che era 15 milioni, dimostra che la popolazione di Langarovero crede in questo nuovo ospedale. E credetemi, non è stato facile raccogliere quei fondi, ma abbiamo sempre trovato tutta la gente d'accordo. Oggi noi siamo circa 65 soci, in più con varie iniziative raccogliamo anche da tutta la popolazione locale. Ultimamente, quindi, il nostro obiettivo principale è stato quello di seguire la costruzione del nuovo ospedale. Purtroppo motivi burocratici, motivi economici hanno spostato il completamento di questa opera e noi abbiamo cercato di seguire attivamente tutta la questione, invitando anche lo scorso settembre il ministro, seguendo attivamente tutto il discorso. Però le cose sono andate così, oggi sembra che stia migliorando, sono arrivati i fondi, sono d'accordo che bisogna fare un programma ben preciso e che questo ospedale venga chiuso, venga finito nelle date stabilite. Ultimamente però abbiamo avuto molti messaggi allarmanti dall'ASL sull'attuale situazione dei due ospedali e a nome della Fondazione confermo che prenderemo atto di questo e faremo tutto il possibile perché non venga meno i servizi attuali esistenti. Io ho messo nel prossimo consiglio di amministrazione proprio questo problema, perché non vogliamo arrivare ad avere poi un ospedale nuovo e non avere servizi da portare dentro.
Un'ultima cosa voglio dire e poi chiudo. Sul fatto del punto nascita di Bra, dal punto di vista personale sono pienamente d'accordo con quanto detto da tutti e dal sindaco Bruna. Dico solo che se si guarda dal punto di vista economico, sul privato si dice che quando si perde un cliente, poi per recuperarlo costa 4 volte di più. E questo bisogna tenerne conto. Perché se noi consideriamo la sanità come tutto una cosa privata, credo che se venga annullato questo punto nascita, molti clienti verranno persi e sarà poi molto difficile recuperarli. Grazie. Comunichiamo l'adesione a questo Consiglio Comunale, alle iniziative che sono sottese a questo Consiglio Comunale, la parte del patto dello sviluppo, patto per lo sviluppo che è la rete che lega insieme le associazioni che rappresentano il composito mondo produttivo del nostro territorio, artigianale, commerciale, industriale. E a questo proposito devo leggervi anche la lettera con cui aderisce Franco Guida, presidente della Cassa di Risparmio di Bra, che è attualmente impegnato a Modena per l'assemblea dei soci della Banca Popolare dell'Emilia Romagna, che tuttavia ha voluto inviare un messaggio chiedendo che fosse letto. Desidero far pervenire il mio sostegno alle iniziative che l'amministrazione comunale intenderà assumere per difendere i servizi e le prestazioni attualmente offerti dal nostro ospedale, anche se, come ben sapete, nel caso del punto nascita non sono rispettati i requisiti e gli standard indicati per le unità operative di ostetricia e neonatologia previsti dai piani sanitari regionali che si sono succeduti negli anni. Tuttavia, a suo tempo, abbiamo fatto rilevare che si poteva e si doveva derogare a tale indicazione quando erano in atto processi di riorganizzazione ospedaliera, come nel caso dell'ASL Alba Bra, dove, dopo un iter che ha coinvolto l'intera comunità, era in costruzione un ospedale unico. Non senza difficoltà si riuscì ad inserire nel piano sanitario approvato nel 2007 una clausola di salvaguardia, che espressamente prevedeva che fino a quando l'ospedale di Verduno fosse entrato in funzione, i livelli delle prestazioni e i servizi offerti nei due ospedali di Alba e Bra, già considerati come un unico nosocomio distribuito su due presidi, non potevano essere diminuiti. Le motivazioni che furono adotte in quel momento sono pienamente valide anche oggi ed è giusto che la Regione riconsideri la sua ultima decisione. Insistere su questa strada vuol dire non riconoscere che la nostra realtà ha già dato un contributo sostanziale alla razionalizzazione del sistema sanitario ed ospedaliero piemontese. Un cordiale saluto, Franco Guida. A questo punto direi che potremmo passare la parola a livello regionale che avevamo annunciato in precedenza. Sono presenti con noi 3 consiglieri regionali. Darò loro la parola in quest'ordine, a Elio Rostagno, a Giovanni Negro e a Federico Gregorio. Quindi prego, consigliere Rostagno. Buonasera a tutti. Beh, io sono ritornato a occuparmi in forma diretta dei temi della sanità della provincia di Cuneo, anche se in realtà non ho mai smesso in questi anni in cui non ero più consigliere regionale, solo da poco tempo. E devo dire che sto rientrando, anche con un po' di fatica, sui temi, perché la situazione a livello nazionale e regionale è quella che è dal punto di vista economico. Però vorrei che non ci soffermassimo troppo solo sull'aspetto economico. Io vorrei sottolineare alcune cose e magari andare anche un po' controcorrente. Sono assolutamente d'accordo con tutto quello che ha detto il sindaco Bruna Sibille, in particolare, e l'ha già ripreso l'ingegner Rolfo, sono d'accordo sul fatto che non si distrugge un flusso. Loro parlavano di clienti, normalmente si parla di flussi, cioè se la gente si abitua a andare in un altro posto dove, ad esempio, col sistema della puntura epidurale si affronta in modo diverso il momento del parto, diventa poi difficile ristabilire i flussi. Il dottor Morabito mi sta distraendo, il sindaco,
scusami, non mi permetto perché ci terrei, cioè, allora faccio due passi indietro. Si è parlato del piano sociosanitario approvato nel 2007. In quella fase io ero presidente della Commissione Sanità e sono andato a fare gli incontri in tutte le province del Piemonte e poi in provincia di Cuneo, siccome era anche la mia, e siccome c'erano delle tematiche difficili da affrontare, ne ho fatti presenti, ne ho fatti più di una, diciamo così, anche su questo territorio. E sono stato anche sul parco quando bisognava spiegare che c'era da chiudere il punto nascita di Ceva e che c'era da chiudere il punto nascita di Saluzzo. E non è che adesso penso delle cose diverse da quelle che pensavo 5 anni fa. Quindi io vorrei sottolineare che nei ragionamenti sentiti, fortissimo il ragionamento che faceva Bruna Sibille, portando l'esempio del cliente che ha ripreso giustamente da imprenditore l'ingegner Rosso, perché i flussi si determinano da soli. La gente va dove trova il servizio e se si perde una parte dell'utenza, poi è difficile riconquistarla. Quindi, e poi spiego anche perché mi preoccupa il fatto di dire non cambierai posizione da quello che dicevo allora, perché è bene dirsi delle cose. Io ritengo che al di là del fatto della nomina del direttore generale, che è questione locale sulla quale ovviamente il punto di richiedere che vengano rispettati i tempi per la realizzazione dell'ospedale di Verduno è fondamentale anche in funzione del mantenimento del punto nascita, perché le cose si tengono, sono legate. Allora, giovedì mattina in commissione bilancio era presente l'assessore Cavallera a relazionare sia sui temi della spesa corrente che sul tema degli investimenti. Gli investimenti sono pochissimi. Uno dei principali, se non il principale di questo tempo, riguarda appunto Verduno. C'è stato qualche collega che ha detto ma solo 10 milioni a rotti di euro, ma perché quello è il previsto avanzamento di stati di lavoro, però nella proposta di bilancio ci sono. Bisogna essere tutti, i colleghi sono qui presenti, attentissimi che ci siano anche quando poi il bilancio verrà approvato, perché bisogna avere la certezza che si vada avanti. Perché se si va avanti in tempi, non dico giugno 2014, sono perdi, no? Però se i tempi sono brevi, il ragionamento di mantenere i flussi sul territorio, di spingere per avere poi un punto nascita con più di 1000 o giù di nascite è fondamentale, no? Quindi il ragionamento che se si mantengono i flussi sul territorio si potenzia il futuro ospedale di Verduno, si se permette che una parte delle future mamme si indirizzi da altre parti, si indebolisce il futuro ospedale, è importantissimo. E poi io ricordo benissimo a parti invertite quando venne proposto l'emendamento al piano, perché si fece una discussione, perché l'inserire quello che ha ricordato Franco Guida, che venne accettato perché ci fu anche una forma di lobbismo cuneese, a volte siamo un po' presi in giro perché noi riusciamo anche a superare le parti politiche quando si tratta di risolvere il problema del territorio, ma ci fu un lobbismo cuneese per farlo accettare perché era contro l'indirizzo del piano. Però siccome c'era stato un impegno a suo tempo verbale, in quell'occasione venne anche sancito, cioè ci fu. Certo, poi i piani si cambiano, però al di là del fatto che c'è una continuità amministrativa, cioè le nuove amministrazioni devono continuare l'attività delle presidenti, un impegno solenne come quello di inserire un progetto del genere. Invece perché dico che è un bene che si arrivi rapidamente a avere il nuovo ospedale e quindi a chiudere il punto nascita di Dra, se mi permettete, perché così, perché altrimenti il fatto di dire ma io sono nato lì ma magari non basta, cioè teniamo conto di questo, ci sono 32 punti nascite in Piemonte e 7 neonatologie con terapia intensiva neonatale. Allora, io i dati qui non li ho proprio locali, poi il dottor Burabito li saprà a memoria, ma io mi riferisco un po' ai dati nazionali, perché poi il bene o male quello è. Cioè, in Italia il 66% dei punti nascita è sotto i 1000 parti, ma solo una parte modesta di bambini nasce di punti nascita molto piccoli. Perché? Beh, ad esempio, le nascite, nei punti nascita con meno di 500 parti l'anno sono solo più in Italia il 10-47%. Perché questo? Perché l'indice
di rischio è molto più elevato. Adesso mi si dirà, ma in Italia non succede più niente, la sanità funziona benissimo, non c'è nessun problema. No, è mica tanto vero. Ma forse anche solo, guardando i dati, dunque, l'Organizzazione Mondiale della Sanità dà un parametro, no? Che è quello dei 1000 nati per punto nascita, che viene ripreso anche dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sugli errori in campo sanitario e sulle cause dei disavanzi sanitari regionali nel rapporto alla relazione sui punti nascita del 14 dicembre 2011. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, e in Italia siamo abbastanza lontani, ma il numero di parti con taglio cesareo dovrebbe stare nel 15%. Negli ospedali, mediamente in Italia, tra tutto diverso, ma mediamente in Italia, negli ospedali pubblici, non nelle cliniche private, negli ospedali pubblici con meno di 500 nascite per anno, la media di tagli cesarei è il 42,6. Qualche problema deve esserci, cioè forse ci sentiamo meno sicuri, forse abbiamo delle strutture meno attrezzate alle spalle quando il numero di bambini che nascono è più basso, però troppo spesso si programma l'intervento anziché attendere il parto. Questo non è solo una... cioè, obiettivamente, al di là del fatto dei costi, avere il futuro ospedale di Verduno che possa diventare nell'ambito di quelli medio-grandi, perché poi quando si sale con più di 1000 all'anno sono solo 5, che arrivano a 136 al mese, cioè 1500 sono 3, in Piemonte che ha 8000 parti all'anno, 60 anni a Torino, capienza e anche qualificazione. Io dico, bisogna battersi perché presto sia completato Verduno. Una volta completato Verduno va benissimo avere un importantissimo punto nascita che serve alle Langhe Roero nel miglior modo possibile e in estrema sicurezza. I sentimenti sono una bella cosa, però non rispondono a tutto. Comunque l'impegno massimo a sostenere qualsiasi iniziativa finalizzata a far rispettare i patti. Finché non c'è Verduno non deve cambiare nulla. Nell'organizzazione, lo dico al consigliere, è previsto il mantenimento di Susa, dove ci sono 200 parti all'anno. Sono certa, c'è Susa con 200 parti all'anno. E la motivazione che sottende questo è perché verranno aperti i cantieri della TAV e potrebbe essere collegato. Immaginiamoci quanti sono le donne che fanno parte del cantiere della TAV. Lo dico perché, allora, nei criteri, no, abbiate pazienza, ma nei criteri bisogna essere così un po' obiettivi. Poi hai ragione tu, il nostro obiettivo non è il reparto maternità dell'ospedale di Vrà, il nostro obiettivo è Verduno, affinché insieme Alve e Vrà superino i 1000 parti che insieme fanno, quindi la battaglia è questa, non divaghiamo, questa è. Però mi permettevo di fare una battuta perché 200, qualche motivazione ci sarà, insomma. Grazie, la parola a Giovanni Negro. Grazie. Innanzitutto un grazie al sindaco nell'aver indetto la città di Vrà, oggi ha indetto il consiglio comunale aperto a tutti. Condivido 6 cose. Innanzitutto ringrazio, saluto tutti voi, grazie al presidente del consiglio, sindaco e mio amico Morabito e Proietti il segretario. Anziché fare delle manifestazioni, dei cancan nelle strade, creare disagio, che alla fine lasciano il tempo che trovano, molto intelligentemente il sindaco ha voluto indire una manifestazione seria, chiara, onesta, con i punti strategici. Quali sono? Quello del problema della chiusura del punto nascita. Io, parlando con questo, mi venivano in mente che ho firmato la prima pietra quando si è messa là a Verduno per realizzare l'ospedale, ancora prima, quattro incontri, riunione, quando ero ancora sindaco,
Poi quando era assessore provinciale, ha detto bene lo Russo, studiare l'assessore oggi in carica, di Bra, fa piacere, che saluto e ringrazio e condivido quanto ha detto, la strategia della strada per arrivare su all'ospedale. Io a volte lo dicevo che non sono né geometra né tantomeno ingegnere architetto, dicevo troviamo la strada più comoda possibile, perché mi hanno fatto 10 progetti tutti a zig zag arrivando su. Io già allora dicevo scusate, ma quando uno si reca in ospedale vuol dire che non sta tanto bene, allora si fuma fino a Gigone, adesso io arrivo là e mezzo. Ecco, anche qui abbiamo trovato le strade, le vie e la provincia ha questo onere da portare avanti. Però lasciatemi dire, e questo lo posso dire, caro sindaco, la regione si era impegnato fin da allora affinché non si toccasse niente all'ospedale di Bra, fin quando non sarebbe stato ultimato quello di Verdun. E lasciatemi anche dire, dov'è un altro posto in Italia come noi, che non sto qui a fare della retorica, ma a rinunciare all'ospedale sotto casa, quello di Alba e di Bra, e a farne uno e unico? Dov'è un altro posto dove hanno creato una fondazione? E qui ringrazio il presidente Rolfo e l'altro che c'era per così, Togliani, che mi sfuggeva il nome, che avete portato avanti, state portando avanti egregiamente. Dov'è un'altra zona dove mettono dei soldi privati per questa realizzazione? Questo cosa vuol dire? Vuol dire che il territorio, come ha detto bene il presidente Rolf, crede in questa opera, crede nel futuro di questo nostro territorio di Langa e di Roiero. E noi da sempre siamo ottimisti e vogliamo far sì che questo ospedale vada avanti in fretta e in furia. Ebbene, è già stato detto, ma ripeto anch'io, nonostante la crisi, nonostante i debiti che la regione ha, io sono entrato solo 2 anni e mezzo, poi adesso noi scontiamo anche quello che hanno fatto altri molte volte prima, siamo a questa situazione, ma abbiamo insieme trovato i fondi per realizzare l'opera. Questo ritengo non sia da poco, si è tralasciato altre cose, ma questa va portata a termine. Io mi auguro che molto presto vada portata a termine e sono convinto che lo sarà. In questi giorni la Regione ha spillato una bella cifra di denaro per coprire i debiti, per andare avanti, e io mi auguro che questa venga veloce, perché questo territorio ha tutto il diritto, il dovere di avere un ospedale all'avanguardia, perché qui c'è imprese, c'è gente, c'è famiglie che lavorano con impegno, con sostegno, con lealtà. E sempre parlo come imprenditore, mi riferisco a Rolfo, per dire che a togliere il punto nascita di Bra oggi, a parte che è un'assurdità perché a breve si finisce, ma è un grave, grave danno, perché da imprenditore vi dico che a perdere un cliente puoi riacquistarlo, ha ragione lui, quanto costa. Non bisogna mai perdere i clienti, ma cercare di riacquistare degli altri, cercare della gente che parli bene affinché attirino altri clienti. Se noi lasciamo questo che vada via, guai, sarebbe un danno per il territorio. Io assieme ai miei colleghi mi impegno pubblicamente, come sapete noi in consiglio regionale talvolta ci chiamano e dico c'è la lobby con esso. È anche vero, perché noi non guardiamo, siamo uniti, non guardiamo il discorso politico o partitico, ma guardiamo l'interesse della nostra gente, del nostro popolo in cui ci viviamo e ci crediamo. Grazie e complimenti. E voglio ringraziare ancora, anche se non è stato eletto ufficialmente, l'amico Morabito, il suo amico Cassissa, stanno portando avanti egregiamente, pur non è vero che non abbiamo il timone c'è, però lo vogliamo ufficializzare ufficialmente. Siamo certi che questo avverrà presto e ne sono anche certo
che con l'assessore Cavallera riusciremo a cambiare tante cose, perché la riorganizzazione sanitaria, ricordatevi, che va fatta con determinati criteri, con determinati modi, ci vuole il buon senso. Grazie e scusate se ho fatto male. Grazie consigliere Negro per il suo intervento, prego Federico Grigori. Grazie, chi mi ha preceduto ha già detto tutto e molto e molte cose condivisibili, per cui ho l'onore di riassumere e parlare sapendo che molte problematiche sono già state affrontate e dette. Permettetemi però di ringraziare naturalmente il sindaco di Bra per l'invito al Consiglio Comunale e al Presidente del Consiglio Bailo per la parola, e di riprendere proprio il valore istituzionale di questa sede, perché è già stato detto, ma voglio sottolinearlo, perché questa è una forza del nostro territorio. Il fatto proprio di non sfruttare demagogicamente certe problematiche, creando magari cartelloni o movimenti di piazza, ma farlo nelle sedi istituzionali, fa onore sia alla città di Bra e alla sua amministrazione. Lo dico perché questa è una grande forza. E in più occasioni è stato dimostrato, lo ha detto anche il collega di Cuneo, il consigliere regionale, lo Stanio. Questo è un territorio che a volte fa lobby nel senso più puro della parola, perché l'abbiamo fatto in tempi non recenti, non guardando quelle che sono le ideologie politiche che ognuno di noi rappresenta, ma soprattutto occupandoci dei problemi, cercando di risolvere, a volte ci riusciamo del territorio, mi riferisco al mantenimento dell'ASL e alcune due. Mi riferisco anche al territorio che compattamente si è mosso per sostenere alla direzione generale della Cuneo 2 una grande persona che era allora il dottor Monchiero, per cui insomma è un territorio che quando devo unire le forze lo sa fare e per questo veniamo invidiati, tralasciando tutto quello che può essere la dietrologia o ideologia politica. Devo naturalmente portare anche i saluti del senatore Davico, che per ovvi motivi non è qui presente perché è impegnato nell'elezione del Presidente, e ci risulta tra l'altro che il nuovo Presidente è stato eletto, quindi Giorgio Napolitano. Ecco, anche questo, vedete, lucido a me da voler fare retorica, ma se si prendesse un po' di esempi di buonesità, hanno fatto oggi ciò che potevano fare 4 giorni fa, magari ci sarebbe anche un governo, per cui a volte potremmo anche essere un esempio nel fare squadra e dare risultati concreti. Bene, per essere veloce, adotto la scaletta suggerita dal sindaco Nazia Vanoni nel riassumere quello che prima è stato detto, ma anche perché sono le considerazioni personali e istituzionali in merito alle problematiche esposte, partendo naturalmente dall'ospedale di Verduno, è già stato detto tanto, è tutto condivisibile. Voglio ricordare, anche se mi pare superfluo ma bene citarlo, che l'ospedale di Verduno non solo non è in discussione, ma vista dal punto di vista della regione Piemonte è un fiore all'occhiello a cui si guarda per il futuro come esempio a livello nazionale. Non lo dice naturalmente solo la regione Piemonte, ma lo dicono anche i vari ministri che si sono susseguiti al governo. L'ultimo è stato lo stesso Balduzzi, che è vero che ha dato anche lui una data di scadenza, per lui più facile perché non mettendo un euro lo Stato è facile dare date di scadenza, però voglio sottolineare che tutto ciò che qui è stato reso possibile per lo Stato di Verduno, oltre all'encomiabile lavoro della fondazione dei privati, sottolineo che l'83% è partecipazione comunque pubblica della Regione Piemonte e, come prima è stato citato, si è arrivati ancora recentemente a portare il saldo ai lavori fino a qui eseguiti. Poi sappiamo bene che ci sono state problematiche anche problemi tra committenze o soprattutto tra appaltatori e subappaltatori, ma con il tavolo dell'ASL, della Regione Piemonte e dei committenti si sta arrivando a risoluzione per procedere al più presto quello che è la ripresa dei lavori. Si è parlato di ASL, ecco, io lo voglio fare formalmente, ma lo voglio fare anche di cuore, un ringraziamento al dottor Morabito qui presente, perché che è, come giustamente ha detto Giovanni Negro, è anche se in gerenza il direttore generale della Cuneo 2. Lo dico formalmente perché i problemi sono tanti sul territorio e ogni giorno ne escono di più complicati e non tutti sono semplici. E quindi c'è modo, come così con il sindaco di Bra, il dottor Morabito, di interfacciarsi spesso per cercare di porre rimedio alle varie problematiche. E io non ricordo le tante telefonate che ho fatto in questi ultimi almeno 20 giorni, una telefonata che sia andata a vuoto, per cui un ringraziamento è di cuore. E naturalmente per ringraziare lui ringrazio tutto quello che è l'apparato amministrativo medico della Cuneo 2, saluto il dottor Cassista che è presente in sala, e tutti coloro che rendono un modello ancora qui da esempio della Cuneo 2 nella regione Piemonte.
un modello per cui noi ci siamo sempre battuti e anche adesso lo faremo in quello che è il sostegno naturalmente nell'ospedale di Barà. Qui vorrei aprire alcune parentesi. Da Braidese, nato a Bra, ho l'orgoglio di portare sulla carta d'identità scritta nato a Bra, da imprenditore Braidese. Sì, dicono, siamo orgogliosi quando ci dicono siamo in Bra nati, per forza, è un orgoglio che fa parte di chi campanilisticamente esprime la territorialità. E devo dire che condivido, questo possiamo scrivercelo, collega Rostagno, che condivido pienamente ciò che è stato detto con dati precisi dal collega Rostagno. E se non fosse che qui stiamo però parlando, è vero, di alcuni patti del 2002, mi ricordo, nel 2002 sono stati sottoscritti i patti fra il territorio. Certo, certo. Per cui sono patti che ovvio vanno rispettati, non dobbiamo però nasconderci dietro il fatto che, come prima è stato citato, la situazione non è solo cambiata rispetto al 2002, ma è stravolta. Questo non deve essere un giustificativo, ci mancherebbe altro, però dobbiamo prendere coscienza anche di questa situazione. Si è parlato del decreto Bindi del 99, e se nel 99 c'era già stata una razionalizzazione di quello che era il comparto sanitario piemontese, figuriamoci oggi a distanza di 13 anni con la situazione economica problematica in cui ci riversiamo. Però, ecco, se si trattasse solo della salvaguardia di un punto nascite a prescindere, bene, l'ha detto bene Rostagno, i parametri non ci sono. L'Organizzazione Mondiale della Sanità, le DGR regionali, il Ministro della Sanità ci dice che i parametri non ci sono. Qui però stiamo parlando di due ospedali, come già stato detto, che salvaguardano il territorio, rinunciano ai propri nosocomi per arrivare a un ospedale unico. E allora dobbiamo traghettare, forse questo è il termine più giusto, traghettare le realtà ai paesi e braidesi con pari dignità verso il nuovo ospedale di Verduno, che ripeto sarà un'eccellenza, di questo ne siamo convinti a livello piemontese non solo. Però per evitare, me ne sono scritto alcuni appunti in questi giorni, perché per evitare che diventasse un'orazione funebre sul nosocomio braidese, ho voluto anche vedere quelle che sono le eccellenze, i lavori fatti in questi anni con orgoglio a sostegno dell'ospedale braidese, e questo mi pare sottolineare in un'occasione istituzionale come un consiglio comunale. E vengo, non dico a scoprire perché lo sapevo, però vengo a verificare che effettivamente l'Ascomio 2 ha realizzato nei fatti concreti recentemente quello che è un progetto di collaborazione nell'ottica dell'ospedale di Verduno, cioè per l'inizio degli ospedali, un solo primario ad esempio di pediatria per gli ospedali di Alba e Bra. E non dimentichiamo che il primario è Alberto Serra, un medico eccellente praidese, quindi Bra ci mette dal punto di vista del territorio il suo orgoglio. O non possiamo dimenticare il pronto soccorso del Santo Spirito, un pronto soccorso strutturato a tutti i livelli, con medici, chirurgi, anestesisti, merce rara oggi, merce molto rara, e tutti gli specialisti reperibili. Oppure, per citare altri esempi, il reparto di chirurgia, riconosciuto a livello nazionale come un fiore all'occhiello della sanità, o ancora le mammografie, o gli screening per osteoporosi, cioè Bra è un punto di riferimento importante, questo lo sappiamo, ne andiamo orgogliosi. Quindi è per sottolineare il fatto che non crediamo in uno smantellamento di quello che è fino all'apertura di Verduno dell'ospedale di Bra, dobbiamo batterci perché vengano rispettati questi patti, affinché comunque l'ospedale di Bra mantenga le sue eccellenze, però consci della situazione economica in cui ci troviamo e del fatto che il bilancio regionale per l'85% è occupato dalla sanità. Una sanità che si aggira sugli 8 miliardi e mezzo, 9 miliardi come bilancio regionale, e che a volte già solo rientrare nell'1%, nel 2% di quello che è un risparmio sulla sanità significa rientrare nel piano sanitario richiesto da Roma. Per cui gli sforzi si stanno facendo, i tempi non sono facili, ma siamo qui in rappresentanza del territorio per impegnarci, come abbiamo fatto ieri, lo facciamo oggi, non so domani, politicamente parlando, ma ci impegneremo per portare avanti le istanze del territorio braidese e non solo, affinché comunque i servizi vengano mantenuti. Grazie. Grazie consigliere Gregorio. Ci stiamo avviando alla conclusione di questo consiglio comunale aperto. Ci è parso giusto invitare perché portassero il loro contributo anche i rappresentanti delle forze sindacali, quindi se le forze sindacali presenti hanno deciso chi tra di loro deve intervenire, noi ascoltiamo molto volentieri l'intervento
interviene la Motta a nome di CGL Cisle Uil. Grazie Presidente e grazie Sindaco. Credo che il Sindaco abbia centrato il problema. Il problema è quello di mantenere i 1200 parti, perché, vedete, se dovessimo mai chiudere quello che è il punto nascita di Bra, Alba non riuscirebbe nel modo più assoluto ad assorbire i parti di Bra, i 435, 385 parti di Bra. Si prevede che riuscirebbe ad assorbirne circa un centinaio, 150. Cosa succede? Succederebbe che queste neomamme andrebbero verso Savigliano e all'apertura di Verduno ci troveremo con un ospedale al di sotto dei 1000 parti. E questo cosa significa? Questo significa, per coloro che cercano di mantenere un'ASL indipendente, l'ASL CN2, essere messa in discussione, in modo serio. Fra l'altro, cosa che praticamente sicuramente qualcuno ha dimenticato, c'è anche una chiusura dei posti letto post-acuzie. Cosa significa? La lungodegenza, a cosa intendo? Lungodegenza di canale e lungodegenza di Bra. Tra l'altro, vedete, quando si parla di risparmi, bisogna saper fare bene i conti. L'ASL CN2 paga i post-acuzie, gli paga 80 euro a Cerettolanghi e in altri posti dove ha fatto le convenzioni, perché noi la spending review a casa nostra l'abbiamo fatta bene. L'abbiamo iniziata già all'allora progetto di Alba Bra unificato. Abbiamo praticamente rinunciato a due presidi Alba Bra per farne uno. La Regione, visto che così ci tiene così tanto ai conti, ha detto non 80 euro, 130 euro. Ecco dove risparmio. Pagheremo i posti acuzie 130 euro. Cosa significa? Che chiudendo canale, chiudendo la lungodegenza di Bra, i posti acuzie andranno verso i privati che, se per una parte li assorbivamo noi, in un primo momento, in un secondo momento andranno tutti in toto a 130 euro anziché 80. Ecco come fanno cassa questi signori. Fanno cassa sulla pelle dei lavoratori. E poi volevo dire, il buco è di 889 milioni di euro, non è di 4 miliardi, e se l'intento di portare risparmio a questi 889 milioni di euro e creare nuove poltrone con le sovrastrutture, noi diciamo no, perché le sovrastrutture hanno creato solamente 6 nuovi dirigenti, e per non dire forse 12, con costi aggiuntivi. Quando qualcuno, mi ricordo Reschigna forse, e qualcun altro aveva detto, bastava fare un altro capofila e aggregare tutto, non c'era bisogno di creare nuove poltrone. Queste sono delle scelleratezze sulla pelle dei lavoratori. Tra l'altro, a 00:30 di una sera, durante un incontro con CGL e CISL e UIL, 00:30, lo ripeto, il nostro assessore Monferino decide, ha avuto un'idea, creiamo il fondo immobiliare alla sanità. Bene, signori, fondo immobiliare alla sanità significa cartolarizzare tutti quegli beni immobili che sono i presidi ospedalieri, fatti dai nostri antenati, dai nostri padri, con beneficenza, soldi nostri, li mettiamo in un fondo, e il valore va a coprire il buco, ma non per l'intero, per una parte. Quindi vi faccio un ragionamento logico. Un padre di famiglia guadagna 1500 euro al mese, ne spende 2000, ha una casa di proprietà, arrivata al valore di un buco, di un fido di 50.000 euro, la banca gli dice, signora, guarda che non le posso fare più prestito, quindi metto ipoteca la banca, la casa. Ma se non includiamo la perdita al raggiungimento del valore dell'immobile, non solo ti prendo l'immobile, ma i tuoi 1500 euro serviranno poi anche a pagarti l'affitto. Quindi, tra l'altro, per chiudere, per inciso, questo progetto che è fallito ancora prima di nascere, perché ci sono le prove, a Roma, in Lazio, sbaglio, il Lazio è già stato attuato dall'allora Storace e ha creato un danno economico immane, perché hanno cartolarizzato i valori immobili dal 2008 e li hanno restituiti, maggiorati, le banche li ha restituiti all'azienda, alla regione, a valore maggiorato del 2009, con tutti gli oneri a carico di chi? Dei politici? No, signori, nostri, dei cittadini, poi alla fine chi paga? Siamo solo noi, non c'è mai uno di loro che paga, benedetto il Dio, questa è follia, c'è un disegno, già fatto, fallito, e questi signori lo copiano. Lo sanno che la 502 dice che i presidi
che servono a svolgere attività istituzionali sono incedibili. Allora, se loro lo sanno, io faccio retropensiero. Allora forse il piano sanitario regionale serve per dismettere alcuni presidi, svuotarli di quel significato e cartolarizzare. E allora noi cittadini dobbiamo aprire gli occhi, perché è importante. Questi sono dei benemeriti incompetenti, hanno dato al signor Lupi, consulente, un consulente per creare fondo immobiliare, tra l'altro anche lui di estrazione Fiat, di Liveco, la moglie implicata, cioè praticamente, non voglio dire, guarda, rischio anche la querela, su un fondo immobiliare, eccetera, hanno dato a lui lo studio di questo settore. Ma io dico, beh, cioè, 100.000 euro di consulenza per studiare una cosa che già è fallita 6 anni fa. Io trovo assurdo. Trovo assurdo e trovo a volte veramente, l'ho detto in una recente intervista al TG3, questa è la politica dei dilettanti, anche io so fare risparmio prendendo i miei colleghi e dico vi lascio a casa, ho risparmiato i vostri stipendi. Ma è in questo modo di risparmiare, ma benedetto è Dio, se il cittadino non ha la sanità e non ha l'istruzione, per quale motivo deve pagare ancora le tasse? Ditelo. Io concludo e innanzitutto ci tenevo a ringraziare una persona che ritengo anche un mio amico, il nostro dottor Morabito e il dottor Cassis, entrambi, perché nonostante tutto, nonostante l'incarico ufficiale, hanno sempre tenuto aperte le loro porte, sono sobbarcati di responsabilità pesanti, gravi. Credo che almeno adesso, visto che come diceva il sindaco in una recente intervista, buttiamoci alle spalle questi tecnici. Parliamo adesso, cominciamo a fare politica in modo serio, forse magari qualcuno che fa politica è molto più sensibile a quelli che sono magari i problemi territoriali dei cittadini e dei lavoratori. Speriamo di voltare pagina. Grazie alla Botta per il suo intervento. Dobbiamo giustificare l'assenza, più che giustificata, in questo caso dei parlamentari del territorio che sono stati impegnati fino a poco fa per l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica e che hanno inviato un messaggio con il quale esprimono la loro vicinanza e la consapevolezza di quanto sia fondamentale e sentito nelle nostre comunità la difesa dei presidi ospedalieri, e sono gli onorevoli Monchiero, Davico, Lavagno, Garibaldo e Manassero. E a questo punto cedo la parola al dottor Francesco Morabito. Prego. Buonasera a tutti. Io naturalmente ringrazio in prima battuta il sindaco Bruno Sibille, il presidente della conferenza dei sindaci, il sindaco di Santa Vittoria, Manoni, tutti gli altri sindaci che ci sono in sala, il rappresentante del sindaco di Alba, Foglino, Pedusse, collaboratore, e poi tutti gli altri sindaci che forse non vedo, anche perché sono un po' miope. E poi saluto i rappresentanti della provincia, Somalia diverso, e l'amico Roberto Russo, i rappresentanti della regione, Federico Gregorio Negro e non per ultimo Rostagno, che è tornato da poco, che, col quale mi complimento, col quale abbiamo trattato problematiche legate alla sanità in tempi non lontanissimi, ma che ci hanno visti protagonisti già di momenti difficili, e che grazie naturalmente a tutti voi, ma ad alcune persone che qui sono presenti, la Bruna Sibille, Rostagno all'epoca Presidente della Commissione di Sanità, hanno fatto la storia di questa zona. Storia di questa zona che è stata fatta da tanti meccanismi, ma citerei particolarmente quello che mi vede anche un pochettino toccato, perché oggi ho ascoltato un insieme di complimenti nei miei confronti e naturalmente del dottor Cassissa, che
ha collaborato con me in questi 6 mesi. Siamo riusciti, intanto ringrazio tutti quelli che mi hanno fatto i complimenti, che ci hanno fatto i complimenti e anche quelli che magari pensano che abbiamo lavorato discretamente, a cominciare dai nostri collaboratori che vedo qui presenti in gran numero. Ma noi siamo riusciti ad attraversare un momento difficile, io come direttore sanitario e direttore generale reggente, il dottor Cassissa come collaboratore, direi come alter ego, si è impegnato tremendamente, ci siamo venuti i capelli bianchi in questi 6 mesi. E l'abbiamo fatto perché, come si è evidenziato oggi, c'è una coesione forte, una coesione di tutti, della politica, delle forze dell'industria, ringrazio l'amico Rolfo e tutti gli altri componenti della Fondazione, che è un fiore all'occhiello di questa zona, ma non posso dimenticare che è nata qui ad Arbala, è qui a Bra la Fondazione, è nata a Bra, quando un giorno avevamo una scaletta durante una conferenza dei servizi, invece venne il ragionier Miroglio e così cambiò tutta la scaletta, non ci fu più niente da dire, disse io adesso metto 3 miliardi e bisogna che anche il signor Ferrero faccia lo stesso, si creò questa situazione anche un po' simpatica e di lì nacque tutta questa voglia dei nostri industriali, delle nostre forze economiche di intervenire. Ecco, questa è la forza di questa zona, è una forza che io subisco, che si riflette su di me e che mi mette nelle condizioni di continuare a fare un lavoro con voglia, con direi anche impegno, ma sicuramente nell'ultimo periodo con fatica. Dicevo con fatica, ma con la fortuna di avere vicino tante persone con le quali confrontarmi, tutte le persone che sono qui. Io penso che il direttore generale che verrà nominato, chiunque esso sia, ripeto, partendo dal presupposto che io sono anche abbastanza vecchio, oramai ero giovane, anni fa che avevo cominciato a fare questo tipo di lavoro, adesso mi sento abbastanza così, abbastanza superato. Bisogna che il direttore generale che verrà nominato possa fare esattamente quello che oggi voi avete detto, che possa confrontarsi con i vertici della regione, della provincia, che ci sia un confronto diretto e continuativo, proprio per scambiarsi quello che accade giornalmente, perché qui se avete visto le cose cambiano tutti i giorni. Non per ultima la situazione che riguarda il Presidente della Repubblica, che non si sa mai come finirà, però c'è un cambiamento continuo, anche perché il mondo ci porta in un cambiamento continuo. E allora un confronto nell'ambito del quale si possa dire ragazzi andiamo avanti, effettivamente grazie alla Regione, grazie al Presidente, all'Assessore, all'impegno anche nostro, insomma sono arrivati dei soldi, tanti soldi, però sicuramente non è sufficiente, bisognerà andare avanti, la partita è ancora complessa, è complesso costruirsi uno sgabuzzino, direi un ospedale non è così semplice, però sicuramente questo ospedale, ed è questo l'altro punto che voglio chiarire, è quello che ci ha permesso di esserci mantenuti negli anni come struttura sanitaria importante, ma importante perché siamo lontani. Noi siamo lontani da Torino, ma siamo lontani anche da Cuneo, per cui ci sono delle situazioni che se poi andiamo ad analizzare ci vedono penalizzati sotto tanti profili. E allora è giusto tutto questo impegno che c'è nel nostro ambito, questo impegno che ci vede anche protagonisti di situazioni particolari. Recentemente abbiamo fatto delle inaugurazioni, insomma, abbiamo fatto un'altra razionalizzazione, abbiamo portato i servizi socioassistenziali nell'ambito della struttura ospedaliera, perché sanità e socioassistenza vanno di pari passo, però è un atto che mi sembra molto significativo, è un atto che deve essere un esempio. Siamo gli unici che fanno queste cose qui, c'è un altro esperimento in Piemonte, ma siamo tra i pochi. Per cui direi, non entrando come è doveroso da parte mia nel merito dell'argomento odierno, perché
Io mi reputo un tecnico, ma sinceramente posso esprimere tutte quelle che sono le mie sensazioni odierne alla luce di quello che è successo, ma non è la prima volta. Questa zona, e nella fattispecie la città di Bra, è molto sensibile ai problemi della sanità. E questo è importante. È importante perché poi esiste un confronto, anche a volte un dibattito, però è sempre molto, molto costruttivo. Io forse ho dimenticato di ringraziare qualcuno, di salutare qualcuno, però voglio salutare anche il signor Guarino, che rappresenta volontariato, che è un'altra delle risorse di questa zona. E voglio ringraziare tutti voi che siete rimasti fino adesso ad ascoltare quello che ho detto io. Quello che hanno detto gli altri è stato molto significativo e molto importante e l'ho apprezzato tantissimo. Grazie, buona serata. Grazie, dottor Morandico. A questo punto la parola al sindaco per un intervento conclusivo, dopodiché vi lasciamo alla vostra serata. Ma credo che ci sia stato un pomeriggio importante per la nostra comunità, per il nostro territorio. Si sono affrontate da angolazioni diverse, si è affrontata un po' angolazioni diverse la stessa tematica con un comune sentire. Direi che l'impegno da questo momento in avanti è proseguire nel un confronto serrato con la Regione per utilizzando ovviamente l'impegno che hanno preso i nostri rappresentanti sul territorio, i consiglieri regionali, utilizzando il collegamento che abbiamo istituito con l'assessore Cavallera, credo che sia importante documentare sempre più le tesi a favore del fatto che è indispensabile chiudere velocemente la partita di Verduno, che questa è la priorità rispetto alle problematiche che abbiamo davanti. E credo quindi che sia fondamentale individuare un cronoprogramma con il quale confrontarsi anche, al di là degli interventi e delle battute, di qualche uscita estemporanea che magari può venire in un comunicato stampa piuttosto che in una... sappiamo benissimo che non è il 2014 la data in cui può chiudere l'ospedale di Verduno. Dobbiamo però avere un percorso certo entro cui lavorare e un percorso certo coordinato da un direttore regionale, un direttore dell'ASL in piena possibilità di poter operare, che governi anche elementi di integrazione tra i due ospedali, che non vogliono dire riorganizzazione, vogliono dire ottimizzazione dei servizi tra l'ospedale unico di Alba e Bra. Un grazie particolare, credo vada detto, al tutto il personale, al personale medico e paramedico, perché in momenti difficilissimi, un momento molto difficile, anche seguendo un'impostazione che è quella di questo territorio, non ha fatto delle scelte eclatanti, non ha fatto delle scelte che magari potevano anche essere giustificate, perché spesso passando nei reparti da utente piuttosto che quando si va a trovare qualche parente o qualche persona, si capisce il livello di stress che sta vivendo una ASL che ha i conti in regola e che è sottodotata di personale, perché vedete qui di nuovo si è in una problematica che andrà affrontata. Non si possono immaginare in questa situazione, come nei trasporti e come da altre parti, il fatto che si facciano dei tagli lineari. I tagli devono essere debitamente proporzionali a quanto uno ha avuto in precedenza, perché altrimenti il cerchio rischi di essere strozzato, perché sei stato prima rigoroso, a posto con i tuoi conti. Questo non ci toglierà la voglia di continuare ad impegnarci in una collaborazione stretta, perché crediamo che la sanità, la socioassistenza, l'integrazione tra i due che stiamo sperimentando siano un elemento forte e determinante di questa comunità. E quindi un ringraziamento a tutti i consiglieri comunali
che hanno voluto essere presenti, che hanno deciso di condividere prima in Consiglio Comunale attraverso una mozione unitaria e poi in questo Consiglio, questa sollecitazione, questa iniziativa pubblica che ha il valore simbolico di continuare in un lavoro che abbiamo iniziato molti anni fa e rispetto al quale non vogliamo assolutamente perdere nessun, non vogliamo assolutamente che venga dispersa nessuna delle importanti energie che abbiamo messo in gioco. Lo ribadisco perché forse prima non era stato sufficientemente chiaro. Bra e Alba, dal punto di vista dell'ospedale unico, hanno già pagato, hanno pagato una cambiale, facendo un avallo su una cambiale, pagando in anticipo, cambiando destinazione attraverso il piano regolatore a due importanti aree della propria città. Da questo punto di vista, quindi, l'elemento da tenere presente è che il contesto generale è difficile, lo sappiamo, ma sono anche le sfide difficili quelle che ci intrigano di più e ci permettono di capire se siamo, attraverso la coesione di cui siamo stati capaci in questi mesi, in questi anni, in questa esperienza, di dimostrare che questo territorio ha un valore e ha una capacità nel momento in cui è in grado anche di farsi rispettare, perché noi qualche volta abbiamo un po' la tendenza ad immaginare che siccome siamo bravi esauriamo la nostra capacità nel fatto di chiudere bene i conti, occorre che pretendiamo che questo venga in qualche modo rendicontato e questa idea dei costi standard a cui fa riferimento devono valere per tutti i settori e dai trasporti piuttosto che la sanità piuttosto che la sottoassistenza. Sappiamo che è complicato, qualcuno nell'intervento ha detto forse qualche altra razionalizzazione sarà molto più difficile, lo so. Il problema è che chi è partito prima non è che deve far trappetta ad ogni passaggio perché ha fatto opera di razionalizzazione prima che qualcuno si immaginasse di chiamare la spending review. Noi la spending review l'abbiamo praticata sul nostro territorio ben prima che altri ce la suggerissero. Quindi continuiamo con questo lavoro e continuiamo soprattutto tenendo insieme il filo conduttore che unisce pubblico e privato, perché è la grande forza che ha questa realtà, la stessa che ha permesso tanti anni fa, quando entrate in ospedale vedete quell'elenco dei donatori, la stessa che ha determinato tanti anni fa ad una serie di realtà cittadine di pensare che una parte del proprio patrimonio era giusto dedicarlo per la sanità di tutti. Allora avvenne in questa forma e ci sono le lapidi che lo stanno a esemplificare. Oggi è una forma diversa, ma altrettanto importante e fondamentale. Lavoriamo in questa direzione. Grazie veramente a tutti coloro che hanno lavorato e che ci stanno supportando. Grazie alle migliaia di persone che si sono espresse, sono quasi 2500 le firme raccolte. Continuiamo.